Obama ha vinto in parte, cioè ha vinto perché è lui il candidato adesso, però dipende molto, è molto dipeso in modo straordinario da quello che gli americani chiamano l'impulso, il momento, cioè dal fatto che una vittoria porta presso un'altra vittoria, porta presso un'altra vittoria, e anche dal metodo di voto delle primarie democratiche, che si tengono con due metodi diversi. In alcuni stati sono elezioni normali in cui la gente va a votare a scrutinio segreto, in altri casi sono elezioni con il metodo del caucus, cioè di assemblee di vicinato, di condominio, di quartiere, in cui la gente vota per alzata di mano, e questo avviene soprattutto negli stati piccoli, e questo sistema ha garantito la vittoria di Obama. Cioè tutti gli stati in cui si è votato a caucus sono stati tutti vinti alla grande da Obama. E allora poi naturalmente, tanto è vero che alla fine il conteggio dei voti dice che alla fine ha ottenuto più voti Hillary Clinton di Obama. Non è stata una gran bella lotta quella fra Hillary e Obama, perché il voto contro di lui era razzista e il voto contro di lei era misogino. Cioè, e non è stata una gran bella lotta per una seconda ragione, perché non si è parlato affatto di politica. In realtà la cosa stupefacente è che la campagna è stata astiosa, cattiva, velenosa, con colpi bassi, esasperata, epica, quello che ti pare, ma sul messaggio politico erano quasi del tutto d'accordo, tranne su alcuni dettagli in cui la Hillary era per una riforma sanitaria più coraggiosa, Obama era per un'uscita dall'Iraq più rapida. Allora, ma adesso io sono pronto a scommettere con chiunque che Obama non si ritirerà dall'Iraq. Anche perché succede sempre che nelle campagne presidenziali, nella fase delle primarie, è una fase in cui il target della campagna sono i militanti del proprio partito, i militanti duri e puri, lo zoccolo duro, e quindi il candidato si sposta sull'ala estrema del proprio partito, a destra per i repubblicani, a sinistra per i democratici. Durante la campagna elettorale, anche se c'è stata una notevole eccezione, e invece il candidato si risposta al centro. Noi assisteremo adesso a una campagna presidenziale assai curiosa, perché è una campagna che verrà fatta contro le astensioni nel proprio partito. Si è già visto che Obama ha un handicap fortissimo con gli ispanici. E anche lì per ragioni non nobili, perché tra ispanici e neri non corre buon sangue. La cosa è abbastanza paradossale quando poi non corre buon sangue fra gli ispanici neri e i neri. Nel senso che, come si è visto a Porto Rico, dove sono tutti neri, ma sono tutti ispanici, nelle primarie i portoricani hanno votato Hillary contro Obama. Cioè l'unico caso in cui della gente di colore scuro ha votato contro Obama, perché erano gli ispanici. Questo per dire che negli Stati Uniti queste categorie razziali sono assai curiose. La categoria ispanico non esiste da un punto di vista tassonomico, perché comprende gente con gli occhi azzurri come i cileni o gli argentini, indios discendenti dagli aztechi, neri discendenti dagli zulu, lingue diverse, perché parlano il quechua, lo spagnolo, il portoghese, il francese, però una volta che stanno negli Stati Uniti, questa comunità inventata, immaginata, per usare un termine di uno studioso anglosassone, Benedict Anderson, questa comunità inventata diventa reale, cioè loro finiscono per sentirsi ispanici. E tant'è vero che un esempio classico fu i Riots, la sommossa di Los Angeles nel 92, che fu effettivamente uno scontro fra comunità latina e comunità nera. Quindi Obama ha un enorme handicap su questo fatto, e McCain, repubblicano, ha un enorme handicap con i cristiani conservatori, perché lui viene considerato troppo ateo, troppo poco, troppo immorale, troppo poco bigotto.
McCain non è mai stato un discepolo di un delfino di Bush. McCain ha il dente avvelenato con Bush, perché Bush nelle primarie del 2000 lo batté con una campagna sporca, mandando spot televisivi menzogneri su magagne della vita privata di McCain e mettendolo al tappeto. Con veramente una campagna denigratoria, per cui McCain non l'ha mai amato. McCain si è sempre dichiarato contrario alle torture, per esempio, perché lui dice che lui le ha subite in Vietnam. McCain non è mai stato appunto un cristiano conservatore come Bush. Ora, la novità rispetto alle altre volte è che per la prima volta i Democratici hanno molti molti più soldi dei repubblicani, hanno tre volte tanto, mentre nelle elezioni del 2000-2004 i repubblicani erano circa una volta e mezzo i soldi che avevano i democratici. E perché è successo questo? Un po' perché c'è stato sostanzialmente il gran capitale sta votando contro Bush, sono stanchi di Bush, sono stanchi di questo tipo di partito democratico. E per questo hanno scelto un candidato come McCain, che quanto i repubblicani quanto più lontano nel partito repubblicano c'è rispetto a Bush. Questo significa però che anche i democratici dovranno fare i conti con questi soldi. Per esempio, è interessante notare che benché i democratici abbiano promesso una riforma sanitaria che dovrebbe andare a danno delle grandi industrie sanitarie, cioè le industrie sanitarie sono non solo le industrie farmaceutiche, ma sono anche le industrie di gestione sanitaria, cioè le mutue private e quelle che possiedono gli ospedali, eccetera, perché tutto questo andrebbe contro di loro se andasse in teoria. Però è interessante il fatto che questo settore abbia i candidati a cui abbia dato più soldi siano stati Hillary Clinton e Barack Obama, proprio per dire guardate voi, però ci siamo anche noi. Quindi Barack Obama adesso si presenta come un candidato fuori dell'establishment perché ha avuto moltissimi piccoli contributi, ma avendo lui tre volte più soldi di McCain, anche i contributi grandi che ha, cioè quelli delle grandi imprese, sono superiori a McCain. Quindi vuol dire che in qualche modo quest'anno, per la prima volta da 8 anni, il gran capitale, la borsa di New York, Wall Street e così via, votano con i loro soldi per i democratici. Proprio l'idea che cambiare pagina significhi dei cambiamenti profondi è fuori dall'orizzonte, e questo spiega anche in parte la vittoria di Obama. Obama è stato bravissimo, ha avuto un fiuto straordinario nel rendere intransitivo un verbo transitivo. Cioè, normalmente il verbo cambiare è un verbo transitivo, cioè si cambia casa, si cambia città, si cambia un'economia, si cambia. Ecco, Obama ha detto che lui vuole il cambiamento, cioè vuole cambiare intransitivamente, cioè si cambia il cambiamento, punto. Questa vaghezza è nello stesso tempo è totale perché il cambiamento, e è totalmente indeterminata perché non c'è nulla di concreto da cambiare. Addirittura gli attivisti di Obama, quando vengono istruiti su come fare propaganda per Obama, gli hanno detto di non scendere mai troppo nei dettagli, perché se no si rischia di scontentare qualcuno.